Veniamo un po' a parlare della visione del mondo e della poetica di Pascoli. In questa breve video lezione approfitterò del fatto che per una volta possiamo anche dare un'occhiata al mondo dell'arte, perché secondo me per comprendere in maniera più approfondita la visione di Pascoli, forse è il caso di dare anche un'occhiata a quella che era l'arte degli ultimi anni dell'Ottocento e i primi del Novecento, l'arte simbolista in Italia e ovviamente nel resto d'Europa. Ovviamente non vi vado a spiegare le opere d'arte, però secondo me anche semplicemente vederle, vedere questi colori, queste immagini, che sicuramente sono prive di quel realismo che era più tipico di certa parte dell'Ottocento, vi può far capire forse meglio la poetica, perché comunque la poetica di Pascoli parte dal positivismo, nel senso che lui ha una formazione in un'epoca, insomma, vi ricordate, vi avevo detto, si forma con Carducci come maestro, in cui indubbiamente il positivismo era l'ideologia imperante, quella che dà vita anche al verismo. Tuttavia, lui va oltre questo positivismo. Perché? Lo vediamo per esempio quando lui scrive i testi, usa dei termini assolutamente precisi. Il mondo della natura lo esprime con i termini, i concetti assolutamente tipici del mondo delle scienze, però va oltre, perché effettivamente va oltre in quanto ricerca qualcosa di più profondo che non è possibile comprendere attraverso la razionalità scientifica. E quindi ben si sposa in quelli che sono insomma gli ideali del nuovo movimento, del decadentismo. Un po' come avevamo cominciato a vedere con D'Annunzio. Certo, lui va forse sicuramente oltre dal punto di vista delle emozioni, sicuramente. Se per quanto riguarda D'Annunzio, la sua era più una ricerca del bello, una ricerca estetica. Invece con Pascoli si approfondisce il nucleo più intimo della realtà, del senso che collega l'uomo alla natura, alla realtà in generale che lo circonda. Quindi, in buona sostanza, vedete, ciò che lui vuole fare emergere sono le parti che è più difficile fare emergere, ciò che è nascosto, ciò che è misterioso, ciò che non è conoscibile attraverso la razionalità. La religione, Pascoli non aderisce completamente al cristianesimo. Tuttavia c'è un aspetto del cristianesimo che lui apprezza, e cioè il suo messaggio morale di fratellanza, in linea del resto con quello che esprimeva anche l'ideologia socialista, soltanto che ovviamente abbiamo visto Pascoli si allontana dalla militanza effettiva e accoglie tutto con assoluta moderazione. Come vede il mondo, la realtà? Indubbiamente si tratta di un mondo caotico, ma un mondo dove lo sguardo del poeta può ricostruire un ordine, e un ordine però del tutto soggettivo, filtrato da ciò che è più profondo nel poeta, qualcosa che si trova dentro il poeta. Quindi c'è un nuovo ordine, ma è un ordine voluto dal poeta. E il poeta non classifica le cose secondo una gerarchia precisa, quindi tranquillamente ciò che è grande può diventare piccolo e ciò che è piccolo può diventare grande.
non esiste una precisa gerarchia. Abbiamo parlato già prima, guardando alcune immagini, di simbolismo. Effettivamente, come il poeta deve trasmettere la sua visione soggettiva? Proprio attraverso i simboli. La capacità di collegare le cose attraverso una trama di richiami, di analogie, di relazioni che il poeta deve far emergere attraverso l'immaginazione e il sogno. È una cosa effettivamente molto interessante. È la capacità di Pascoli di chiamare le cose con nomi assolutamente precisi, scientifici, ma il suo non è un richiamo alla razionalità scientifica. Quel modo di chiamare le cose con il proprio nome è quella del bambino che pronuncia quella parola per la prima volta, che scopre quella realtà per la prima volta e quindi ne rimane meravigliato perché ne sta scoprendo la più profonda essenza. Pascoli parla di questo proprio in una sua opera, in un suo saggio, dove spiega la sua poetica. Questo saggio si chiama proprio Il Fanciullino e viene pubblicato nel 1897. Ebbene, lui spiega che il poeta è come se fosse un bambino, ma anche come se fosse Adamo, il primo uomo sulla faccia della terra, il primo uomo che dà un nome alle cose. E quindi questo suo chiamare le cose è quasi una formula magica che permette ad Adamo, al primo uomo, al fanciullo, di scoprirne la più intima essenza e di rimanerne meravigliato. Così le cose, anche le cose che appartengono alla natura, spesso vengono antropomorfizzate, cioè acquistano le stesse sembianze di un essere umano. Leggeremo sicuramente tra qualche giorno il testo del 10 agosto, quello in cui lui ricorda la morte del padre. In questo testo si parla di una rondine, è una poesia molto famosa. Quella rondine soffre esattamente come soffrono gli esseri umani. Quindi, in buona sostanza, come interpreta? Attraverso strumenti non razionali. Ok? Bene, procediamo. Che altro vi volevo dire? Andiamo proprio a rintracciare quello che il vostro testo racconta su questa poetica, che è quella del fanciullino. E in buona sostanza, il nostro Pascoli dice che il poeta è il fanciullo, che è all'interno di ogni uomo. Certo, alcuni uomini lo dimenticano, lo tralasciano, lo ascoltano di rado. Il poeta è colui che deve ascoltarlo per fare poesia. Non è in grado di fare poesia se non lo ascolta. Perché il poeta deve guardare il mondo come se fosse la prima volta, con uno sguardo meravigliato, stupito. Quindi lo confronta e lo collega con l'idea del fanciullo, ma anche con l'idea di Adamo che guarda il mondo per la prima volta. Ovviamente la poesia di Pascoli è quindi assolutamente irrazionale e intuitiva. La capacità di questo tipo di poeta è quella di cogliere l'essenziale in maniera immediata. La razionalità ti conduce alla comprensione seguendo un cammino graduale, ben preciso, anche molto lungo. L'irrazionalità
ti può far comprendere il significato di qualcosa in maniera assolutamente immediata. E questo avviene proprio grazie alla rilevazione di trame assolutamente simbolica. Quindi si tratta di una poesia ricca di simboli, di analogia. Lo vedremo poi nella pratica. Io volevo tornare a mostrarvi alcune immagini che raffigurano un po' la sintesi di questo percorso, perché per esempio qui c'è un'immagine che raffigura dei fiori in maniera non naturalistica. Questi anni, fine 800, inizio 900, sono quelli della stagione Liberty e del gusto floreale. Lo abbiamo visto, questo gusto del prezioso, del raffinato, anche in D'Annunzio, soltanto che in Pascoli invece l'attenzione si pone ai fiori più umili, tant'è vero che una delle raccolte poetiche più importanti si chiama Mirice, le tamerici erano dei fiori molto umili, non preziosi, non esotici. E lui dice proprio che uno degli aspetti fondamentali della sua poetica è quello di far emergere il significato nascosto anche delle cose più vicine, delle cose più abituali e quotidiane. Perché è ovvio che ciò che è lontano, esotico, è anche evocativo. E riuscire a rendere evocativo anche ciò che è quotidiano, ciò che è alla portata di tutti, ma scoprirne e farne emergere il mistero. Questo è l'obiettivo di Pascoli con la sua poetica decadente, che è però ben presente, come vedete, anche nell'arte simbolista dell'epoca. Qui abbiamo un altro artista, Redon, che è un simbolista francese. Come vedete, l'uomo immerso nella meraviglia della natura, nei fiori. Ovviamente non sono fiori realistici, ma devono dare la sensazione dei fiori, del polline, dei profumi. E qui c'è questa fanciulla trattata con molta cura, ma quello che forse più trasmette è questo senso di malinconia e di pace, di serenità, perché il simbolo riesce a far emergere ciò che normalmente nel realismo richiede molto più tempo. Ok? Quindi in generale il senso del simbolismo è quello di trasmettere l'essenza delle cose, dei pensieri attraverso poche parole che sono fortemente simboliche, lo sono. Vedete, questo è simbolico, per esempio quest'opera, attraverso i colori, i segni, le forme. La poesia è simbolica anche attraverso il suono, tant'è vero che uno dei più illustri critici della letteratura contemporanea, Contini, parla di fonosimbolismo, cioè lo stesso suono delle parole evoca. Lo vedremo poi in maniera pratica quando leggeremo le opere di Pascoli. Il fanciullino, gli ho messo qui un'opera di un artista italiano vissuto verso proprio la fine dell'Ottocento, quindi sostanzialmente contemporaneo di Pascoli. E come vedete anche qui il forte simbolismo. C'è la natura, ma c'è anche il simbolo di questa donna che abbraccia un fanciullo. E quindi simbolo del sentimento materno, uno dei sentimenti più forti, più grandi che esistano al mondo, naturalmente. Il fanciullo, ancora una volta. Praticamente Pascoli dice che il poeta è un fanciullo, è soltanto un fanciullo con lo sguardo innocente e capace di riconoscere l'essenza più intima dell'essere umano, perché è irrazionale e la sua irrazionalità gli permette di avere un intuito molto più attento. Quindi lui riesce a comprendere
e a trasmettere attraverso la poesia ciò che ormai all'uomo immerso nella realtà quotidiana non è più in grado di sentire tutto questo, di capire. Quindi la sua innocenza lascia emergere tutta una rete di relazione tra le cose. Bene. E l'ultima cosa che occorre ricordare per quanto riguarda la poetica del fanciullino è che il poeta è un veggente, veggente vuol dire anche indovino, cioè colui che è capace di rivelare ciò che è nascosto, ciò che normalmente non si vede. Ultimo passaggio di queste pagine è il discorso sulla poesia pura. Pascoli, nel Fanciullino sempre, dice che la poesia non deve avere un obiettivo, no? Voi avete visto in precedenza, studiando i vari movimenti, la poesia ha sempre un obiettivo: educare, divertire, stupire, meravigliare, eccetera. No, la poesia non deve avere un obiettivo. Il poeta scrive poesie, canta, perché è nella sua natura. Qui vi ho messo un'altra opera di Segantini che si chiama Le due madri. In quest'opera Segantini mette a confronto una donna col suo bambino e una mucca con il suo vitellino. Sono naturalmente madri. E in quello che fanno non c'è nulla di razionale, non c'è un obiettivo. Sono madri, non potrebbero essere altro. Il poeta è poeta e non potrebbe fare altro che poesia, lo fa in maniera del tutto naturale. Però tuttavia dice anche Pascoli che pur non avendo obiettivo la poesia, naturalmente muove l'uomo verso il bene, verso la fratellanza. E nel Fanciullino si parla del mito di Orfeo. Orfeo, il più grande poeta della mitologia, è colui che riusciva a calmare le belve, anche le più feroci, attraverso il suono della sua musica. Bene, il poeta è in grado di spingere gli uomini a fare il bene. Questo è il valore della poesia pascoliana. Anche se non ha un obiettivo preciso, è naturale che faccia questo effetto. Ecco, questo ci dice Pascoli. Un altro ultimo elemento è il fatto che Pascoli, rispetto ad altri poeti decadenti, scelga non ciò che è più prezioso, ma ciò che è più umile. Noi abbiamo detto che Pascoli aderisce all'ideologia socialista. L'ideologia socialista vedeva gli uomini tutti uguali, non vedeva differenza tra le classi, no? Tutti con gli stessi diritti in buona sostanza. E lui, lo sapete, lascia la militanza attiva, tuttavia ritiene che gli uomini debbano essere fratelli, non ci debbano essere lotte tra gli uomini. E ovviamente, come rappresentare queste idee in poesia? Dando spazio anche alle piccole cose. Infatti, vedremo la poesia di Pascoli è la poesia che mette insieme cose piccole, in alcuni casi anche grandi, ma non dà loro una gerarchia, non le lega a qualsiasi gerarchia, le mette tutte sullo stesso piano, quindi alto e basso, anche a livello linguistico, sono tranquillamente mescolate insieme. Nulla è alto e nulla è basso. Hanno tutte le parole, tutti i sensi hanno lo stesso valore. Bene. Vi manderò ovviamente sia le slide per sintetizzare il tutto, che
testo, nel caso qualcuno di voi non abbia la possibilità di seguire dal suo testo cartaceo, e vi mando anche un piccolo lavoro da fare proprio sul testo del fanciullino che dovete leggere alcune pagine. E ci sentiamo molto presto. Passate un buon fine settimana, ragazzi.